comodo guadagnarsi i 2700 metri dell'Alpe di B, dove Einaudi, con donna Ida, ospite dell'onorevole Farine, fa provvista di ossigeno per un altro anno di lavoro. Più avvezzo alle aquile che agli aerei, il cielo teso sulle rupi altere e le verdi conche. È un apparecchio dell'aereo club di Aosta. Lascia cadere un mazzo di fiori sui prati di bucaneve e di stelle alpine. Una pergamena aggiunge l'omaggio della valle a quel dono d'aria buona che la valle offre al presidente. Improvviso apparire del mare. Ischia. Il segretario consegna a Paciardi il corriere per la firma. Parentesi ministeriale che la consorte occupa con ore di lettura. Ma una voce infantile chiama: zio, basta per oggi col ministero. Difficile anche per un ministro della difesa difendersi da un simile invito. Da archi di verde è allettante assistere all'azzurra parata delle onde marine. Riva Valdobbia ai piedi del Rosa è da anni il soggiorno estivo di Togliatti. Due bambine lo accompagnano nelle sue passeggiate. La biondina è Marisa Malagoli, sua figlia adottiva. Questi sentieri sono meno pericolosi che le strade asfaltate. Un incidente d'auto troncherà la villeggiatura costringendo Togliatti a qualche giorno di ospedale. Né mare né montagna, qui siamo su un colle, ma è il colle del Viminale. E per Scelba non significa propriamente un luogo di vacanza. Il ministro dell'interno non ha visto i monti che di sfuggita in una breve visita a De Gasperi. Conosciamo bene, signor ministro, queste illusioni dei lavoratori estivi che si ripromettono un attimo di refrigerio, quasi un condensato di villeggiatura, dalla finestra o dal balcone. C'era una volta a Roma il Ponentino. Quest'anno il Ponentino si è reso irreperibile. Il Ponentino bisogna fabbricarselo con la prima carta che capita sotto mano.